panico, ansia. Sono emozioni che tipicamente ho provato durante la preparazione dei miei esami universitari. E oggi, in questo video, volevo raccontarvi di come ho imparato a gestire, a controllare queste emozioni. Penso che il miglior modo per trattare, discutere questo argomento sia quello di raccontarvi com'è andato il mio esame di analisi matematica 1, che alla fine, almeno dal mio punto di vista, per ora, è stato il mio esame più difficile. Innanzitutto dal punto di vista dei contenuti, anche perché la materia alla fine me la sono portata lungo tutto un semestre. Però secondo me la parte più complessa e quella che comunque mi ha dato, tra virgolette, più problemi sia stato proprio l'approccio psicologico all'esame. Contando che alla fine è stato il mio secondo esame della vita, è stato un esame comunque abbastanza tosto, e io questo esame l'ho diviso in due, perché praticamente ho dato due parziali. Il primo parziale l'ho dato a ottobre del 2019 e il secondo parziale l'ho dato a febbraio del 2020. Adesso, cosa significa prova parziale? Che semplicemente fai due esami staccati e poi la media dei due risultati ti dà il voto finale. Allora, ogni prova parziale era divisa in due blocchi. Il blocco 1, che era un questionario preliminare da 15 minuti, e il secondo blocco, che era l'esame reale in sé per sé, dove c'erano problemi, dimostrazioni, esercizi e bla bla bla. Il problema era proprio quel questionario, perché questo questionario che dovevamo fare in 15 minuti c'erano ben 5 domande e ognuna dava 2 punti. Bisognava fare per forza, e dico per forza, 3 risposte giuste su 5. Poi, finito il questionario, ti fai l'esame effettivo. Lo fai perfetto, fai tutto giusto, stai un'ora e mezza lì attento, fai tutto alla perfezione, però hai sbagliato una crocetta in più. E lì, cavolo, neanche ti guardano il compito. Cioè, neanche te lo guardano, lo buttano via, lo stracciano. Ok, non dico che tutto l'esame dipendeva da quel questionario, perché è esagerato, però gran parte dell'esame dipendeva da quel questionario. Pensateci, bastava semplicemente sbagliare una crocetta in più e tu eri fuori, troncato completamente. Dovevi buttare tutto, dovevi rifare tutto da capo. E io questa sensazione l'ho dovuta vivere due volte. Perché? Perché ho dato due parziali e nei due parziali c'erano ste dannate crocette. Ora, il primo parziale, onestamente, l'ho passato più tranquillamente, ho avuto un po' più di tranquillità. Erano argomenti che già conoscevo, o anche perché ero abbastanza incosciente, era il mio secondo esame della vita e fortunatamente il primo parziale dato ad ottobre sono riuscito a passarlo. E tra l'altro le crocette, per chissà quale fortuna, sono riuscito a farne 5 su 5, quindi ho preso 10 punti solo dalle crocette. E lì, passato il primo parziale, diciamo che è arrivato un po' il vero problema. Può sembrare strano, sì, perché dici, già hai dato un parziale, già conosci com'è la situazione, perché dovresti avere problematiche nell'affrontare o nel pensare di dover affrontare questa seconda parte di esame, questo secondo blocco di esame? Perché ti veniva quest'ansia? Perché avevo più cose da perdere. Perché, se, almeno se non sapete come funzionano i parziali, semplicemente tu dai il primo parziale, se lo passi, o comunque se raggiungi un punteggio minimo, puoi accedere al secondo. Passi il secondo, finisce l'esame, fanno la media e hai superato l'esame. Non passi il primo parziale, che problema c'è? Finito il corso, tu ti dai l'esame totale. Nella mia mente avevo questo pensiero del fatto, ok, se mi va male posso tranquillamente dare il totale tra qualche mese e effettivamente non perdo niente. Però qual era il problema di questo fantomatico secondo parziale? Che io avevo tutto da perdere. Bastava sbagliare una crocetta in più di quelle tre, ero fregato, perché buttavo sia il punteggio, quindi il risultato raggiunto, ottenuto nel primo parziale, e in più buttavo tutto lo studio che avevo fatto per prepararmi solo per il secondo. E quindi era proprio da lì che veniva la mia preoccupazione, dal dover perdere qualcosa. Bastava una crocetta in più, io pensavo quello, cioè mi veniva in mente quello, mi bastava una crocetta in più e buttavo tutto all'aria, dovevo ripetere tutto da capo. E questa cosa, questa sensazione mi causava veramente fastidio, ok? E il vero problema non è proprio in sé per sé il fastidio, perché alla fine, parliamoci chiaro, viviamo tantissime situazioni difficoltose che ci danno fastidio, rognose anche. Questa situazione che devo rimanere a casa è una situazione super rognosa, ok? Però quella, non lo so, non sono riuscito inizialmente ad affrontarla, a superarla o a trovare delle soluzioni. Il vero problema è che io quando studiavo, quando mi approcciavo a studiare analisi, io pensavo a quello. Ma se non passo l'esame, se mi va male, se tutto quello che faccio va buttato, va vanificato, come un martello, pam 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 pam, in testa, mentre studiavo. Ed era veramente una situazione orrenda.
Voi studiate, ok? Siete concentrati, state facendo anche un esercizio e la mente viaggia, non so dove cavolo vada, però viaggia. E il vero problema è che viaggiando, sì? Poi il pensiero converge, bam, a questo esame, a questo maledetto questionario. Convergeva sempre lì. Mi stavo impegnando, stavo lavorando, però una piccola parte della mia testa pensava a quel maledetto questionario, non all'esame in sé per sé, al questionario. E io avevo paura, avevo una sensazione orrenda di fastidio, ma anche un po' di ansia, perché pensavo a tutti i possibili scenari, pensavo al tempo perso, pensavo a tutto quello che avevo da perdere. Sono arrivato al punto di pensare, ma cosa studio a fare così tanto? Perché faccio tutti questi sacrifici se poi rischio di buttare tutto all'aria per una stupida crocetta sbagliata? E sono entrato in una sorta di momento di crisi. Non lo so, da una parte c'era sempre la voglia di studiare, di impegnarsi, di lavorare seriamente, perché comunque, hey, ho scelto io l'università, ho scelto io di fare tutti questi sacrifici. Non riuscivo a sopportare quella stupida sensazione dovuta al fatto che la mia testa convergeva al pensiero su quello dannato, quello stupido questionario. E allora mi sono anche reso conto di quanto sia importante e quanto sia potente la percezione che ognuno di noi ha di un problema o di una situazione. Può essere la cosa più facile da affrontare, oppure magari neanche te ne rendi conto perché è così semplice. Invece per me è un muro invalicabile in quel momento. Però ripeto, in quel momento è un muro invalicabile. È un qualcosa che io ho difficoltà e mi procura un gran fastidio non poter superare. Quello che per me è un muro invalicabile, per te può essere, non lo so, una scaletta, ok? Ed è assurda questa roba, però effettivamente funziona così. Comunque la percezione è uno strumento potentissimo. E la cosa assurda è che la percezione a volte ci può veramente aiutare, cioè ci permette appunto di superare tantissime cose, ci permette di essere nelle migliori condizioni possibili e provare sensazioni buone, ma altre volte ci danneggia clamorosamente, ci può veramente sotterrare. Bisogna stare molto attenti, però bisogna anche sfruttare al meglio, cercare di appunto agire sulla nostra percezione. E io in qualche modo sono stato fortunato perché capivo perfettamente quale fosse il problema. Il maledetto problema era la sensazione e il pensiero a quel maledetto questionario, neanche all'esame in sé, che già l'esame in sé diviene un'ansia enorme perché, cavolo, l'esame di analisi, e quindi c'era già quella pressione. In più questo maledetto questionario, alla fine sono riuscito a trovare delle soluzioni, provando. Principalmente la cosa più utile è stata scomporre il problema. Allora, questo è il mio problema. Però questo questionario, diciamo, è scomposto in due parti. Una parte sarebbero le variabili indipendenti, cioè il caso, che può essere favorevole o appunto ci può essere la sfiga, che mi capita all'esame il questionario più difficile di tutta la storia e lì sono fregato. Queste cose io effettivamente non le posso controllare. Sono delle variabili indipendenti dalle mie scelte, sono cose che non dipendono da me e sono interesse composto di scelte altrui. In un primo momento non me ne devo preoccupare, sono cose che effettivamente non mi riguardano. D'altra prospettiva ci sono le variabili dipendenti, che effettivamente sarebbero tutte quelle cose, tutti quei fattori che io posso controllare, posso mettermi nelle migliori condizioni per rendere queste variabili a mio favore. E queste sono ad esempio lo studio e l'analisi della prova, cioè mi metto, diciamo, ad analizzare in maniera fredda, in maniera distaccata, la prova in sé per sé e cerco di trovare delle strategie per affrontare al meglio, mettermi nelle migliori condizioni per affrontare la prova. Però se io agisco al meglio in quelle cose che io posso controllare, sono in una posizione migliore di vantaggio, tralasciando schemini e robe varie. Alla fine, secondo me, è stato un modo per cercare di cambiare la mia percezione e posso dirvi che in parte ci sono riuscito, ci pensavo di meno. È una cosa tantissimo che mi ha aiutato per studiare questi preliminari o comunque svolgere l'esame in generale, sono stati i temi d'esame. Se avete la possibilità di accedere a dei temi d'esame passati, che sapete comunque che fanno sempre più o meno allo stesso modo, io infatti avevo un vantaggio che l'esame alla fine metteva sempre 5 esercizi e la tipologia era sempre la stessa e quindi lì potevo controllare, avevo un minimo di controllo e quindi mi sono messo a lavorare sulle mie lacune, su migliorare cosa facevo male e quindi quello mi ha aiutato tantissimo. Principalmente sono stati effetti tangibili poi quando sono andato a svolgere la prova, perché mi ha aiutato tantissimo e mi ha aiutato anche a fare bene. Però posso dirvi che ha avuto anche un vantaggio dal punto di vista psicologico,
perché ero più tranquillo, avevo più controllo della situazione. Però devo dirvi che ogni tanto il mio pensiero andava sempre a cadere davanti a questo questionario preliminare. Mi capitava molto meno e mi veniva sempre quella sensazione di ansia, di fastidio. Capitava meno frequentemente perché stavo comunque acquistando più sicurezza. Però mi sono reso conto che sono alla fine sensazioni che ci stanno. Io dedico tantissimo tempo allo studio, all'università, impiego tantissime energie perché alla fine sto facendo un investimento per il futuro, ci tengo. La paura di fallire, di sbagliare, di buttare tutto via così per una stupida crocetta c'è sempre. E se ci penso, alla fine queste paure, questa preoccupazione di sbagliare, di fallire, ci sarà sempre perché fa parte di me ed è una controparte che bilancia invece la parte positiva dell'impegno, del sacrificio, riuscire a darsi degli obiettivi giornalieri, riuscire a superarli. Vedi come un bene prezioso tutto il tempo che hai investito nello studio, nel sacrificarti, le tue rinunce. Comunque questa roba qua la vedi come un qualcosa di molto prezioso e hai paura di vanificarla, cioè ci sta. La soluzione migliore che mi è venuta è cercare di mettermi nelle migliori condizioni per affrontarla al meglio. Non posso distruggerle per sempre, non posso estirparle dalla mia testa, però posso imparare a gestirle, posso imparare a conviverci. E poi posso dirvi che le ultime settimane prima di questo fantomatico esame le ho passate veramente in maniera serena. È come se avessi cambiato la mia percezione del problema, perché alla fine è tutta una questione di percezione se ci pensate. Sempre lì, torniamo. Ritornando poi al 4 febbraio, se non sbaglio, quando ho avuto l'esame, poi iniziavo a chiamare i nomi. Io sono con la S, quindi sono sempre tra gli ultimi. Il cuore inizia a battere, boom, boom, e mi è venuta tutta di un colpo un'ansia, una sensazione che non riesco neanche tanto a descrivere, molto forte. Sono riuscito in qualche modo a gestirla, ho fatto dei respiri profondi. Alla fine, sì, ho preso 5 punti su 5, ho fatto il massimo. Poi ho avuto anche un pizzico di fortuna su una crocetta che avevo il 50-50 e fortunatamente l'ho messa giusta. Alla fine ce l'ho fatta, sono riuscito a superare queste ansie, queste preoccupazioni, sono riuscito ad affrontarle meglio e penso che questa esperienza, anche il fatto che la sto registrando, mi possa aiutare anche in futuro. Dai, alla fine, dopo tanta fatica sono riuscito a raccontare il tutto e spero di averlo fatto nel migliore dei modi. E invece volevo parlare alle poche persone che in questo momento sono arrivate fino a questo punto del video. Intanto grazie. Comunque pensavo di fare una sorta di serie o comunque di fare più video del genere dove analizzo anche più la parte psicologica degli esami, della mia vita universitaria, perché secondo me è giusto parlarne, fa bene a me, fa bene penso anche a voi che avete un minimo di confronto. Poi magari vi chiedo, se avete 2 minuti, di farmi sapere nei commenti se video del genere dove c'è più un approfondimento dal punto di vista psicologico vi possono interessare, vi possono essere utili. E se magari avete critiche, pensieri, consigli, scrivete tranquillamente. E inoltre vi chiedo se avete spunti, idee per qualche video che volete vedere magari su questo canale, scrivetemi pure nei commenti, che a me fa sempre piacere ricevere nuove idee, nuovi pensieri e magari riusciamo anche a trovare qualche idea carina, interessante da portare nel canale. Per i nuovi del canale vi chiedo anche di considerare l'iscrizione per evitare di perdervi nuovi contenuti che vi possono essere utili e interessanti. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.